15 gennaio 1759. Nasce a Londra il British Museum, prima collezione pubblica gratuita al mondo. Fondato da Sir Hans Sloane, scienziato, cultore d'arte, presidente della Royal Society, il museo viene costituito a Montag House. E da allora, welcome! Benvenuti alla scoperta delle culture di tutto il mondo e di tutti i tempi, da 1.800.000 anni fa ai nostri giorni. Chiunque può varcare l'imponente ingresso e nutrirsi di bellezza a suo piacimento, senza pagare un penny. È aperto tutti i giorni dalle 10 alle 17, il venerdì fino alle 20:30. Il 1 gennaio, il venerdì santo, il 25 e il 26 dicembre se ne può ammirare soltanto l'imponente facciata. Nell'ultimo anno pre-pandemia, su 83 milioni di visitatori dei primi 100 musei europei, il pubblico del British Museum è stato di poco meno dell'8%, circa 6 milioni e mezzo di persone, per tre quarti stranieri. E per chi a Londra non può recarsi, mostre itineranti e prestiti permettono a molti altri milioni di persone di vedere almeno alcune parti delle collezioni. Dalle 80.000 rarità di Sir Sloane, il tesoro conta ormai 6 milioni di oggetti, suddivisi in 10 dipartimenti. Pezzi inestimabili come i fregi del Partenone, il vaso Portland, la collezione di mummie e sarcofagi egizi, il megalite dell'Isola di Pasqua, le danzatrici di Degas, la stele di Rosetta, reperti etruschi e dell'antica Roma, raccolte etnografiche da Asia, Africa e America precolombiana, collezioni di medaglie, monete, ceramiche. L'espansione imperiale britannica permise l'acquisto, in qualche caso la razzia, di certo la raccolta, di un giacimento culturale unico. Il Parlamento inglese stabilì che tutte le persone studiose e curiose avessero diritto di goderne. Sta a noi fare il passo successivo, perché lo spirito umano non diventi mai solo un pezzo da museo.